in questo tempo difficile. Essere visibili, rivendicare con la propria presenza uno spazio di azione politica è l'antidoto più forte all'onda nera che vorrebbe sommergerci. I nostri avversari sono all'opera continuamente. Minano la democrazia e indeboliscono le garanzie dello Stato di diritto. Vogliono rendere invisibile l'altro e il diverso, trasformandoli in nemici di cui avere paura per rendere invisibile la solidarietà. Ma le persone non si arrendono, c'è un'Italia migliore. Ce l'ha nel cuore perché io lo conosco, è ovunque, è un prezzemolino dove c'è bisogno di proprio esprimerci, di far sentire. Persone che il comune è dalla loro, lui c'è. Sì, peccato però che tra poco anche lui vi lascia, perché è l'ultima iniziativa che partecipa a Milano. Ma cosa mi stai dicendo? Ragazzi, va al Parlamento Europeo. Ma come va al Parlamento Europeo? Come va al Parlamento Europeo? Vi lascia, ragazzi, anche lui, è così, rimani c'è solo tu. Il sindaco tu. Non c'è e la vice sindaca non c'è, l'unico che c'è lui, tra poco se ne va e insomma. Dai, presentalo tu che ti sta simpatico, va? Va bene, Pier Francesco Maiorino, assessore alle... Vabbè, aspetta, mi sono persa, allora, scusami. Alle politiche sociali, mi sono incastrata. Vediamo le calze. Te le regaliamo noi. Ci pensiamo noi, arriviamo, ci pensiamo noi. Le calze non sono a Roma dei nostri, però io volevo, noi siamo stati molto ringraziati, dopo interverrà anche Roberta Guaineri, ho visto Lorenzo Lipparini, siamo in tanti ancora una volta oggi come amministrazione comunale, ma in realtà siamo noi a ringraziare voi, perché credo che questa città ancora una volta è più bella grazie al popolo del Pride, e lo voglio dire anche ai rappresentanti delle altre istituzioni, che anche in questi momenti, in queste ore, ancora una volta dicono che qui c'è una carnevalata, in questi giorni dicono che qui non c'è la giusta lotta per i diritti, ma c'è una sorta di strana messa in scena. Vi dovete vergognare, perché qui c'è un pezzo di società italiana, c'è la parte migliore di questa città, e noi siamo qui a dire che la lotta per i diritti ci vedrà sempre insieme, sempre in cammino. Fatemi però aggiungere che la nostra presenza non è solo la presenza di chi dà un patrocinio o contrasta sul piano dei valori alcune iniziative come quella oscena che abbiamo visto realizzarsi a Verona alcuni mesi fa. Tempo fa, proprio da questo palco, avevamo annunciato ad esempio che avremmo aperto in questa città degli appartamenti, rifugio per ragazze e ragazzi buttati di casa in relazione al loro orientamento sessuale, e possiamo dire che la prossima settimana il primo di essi si apre, ed è solo il primo, perché noi vogliamo che questa sia sempre una città aperta, accogliente, che protegge e tutela tutti. E fatemi poi aggiungere che proprio per questo abbiamo deciso che nei prossimi mesi si svolgeranno nelle scuole, attraverso azioni finanziate dall'amministrazione comunale, iniziative per contrastare i rischi riguardanti le malattie sessualmente trasmissibili. Ci hanno spiegato tempo fa che avrebbero fatto un centralino telefonico, quelli di Forza Nuova mi pare, o roba simile, per stare attenti a ciò che organizzavamo nelle scuole. Noi siamo fieri nel dire che nelle scuole porteremo i contenuti di una sessualità libera e consapevole. Concludo questo mio intervento ovviamente dicendo che troviamo scandaloso che in questo paese si vada in galera o si rischi di finire in galera perché si salvano vite umane, mentre qualcuno è libero dopo che si è rubato 49 milioni di euro. E raccontiamoglielo e diciamoglielo che noi non ci fermeremo, che siamo di fianco a Carola, che siamo di fianco al mondo del...
organizzazioni non governative. Alcuni mesi fa, il 2 di marzo, in tantissimi di questa piazza straordinaria erano insieme per dire che vengono prima le persone. Dire che vengono prima le persone significa affermarlo a Milano, affermarlo in Europa, affermarlo nel mondo, affermarlo nel Mediterraneo. E non ci farete paura e non ci faremo intimidire, perché siamo tanti.